Eccoci. Buonasera. Buonasera. Ciao Eugenio. Ciao Laura. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Come state? Immagino che accaldati sia la risposta standard a questa sofferenti. Domanda. Sofferenti. La risposta deve essere sofferenti. Questa è la modalità giusta. Sì. Beh, anche perché siamo al 27 luglio, insomma, quindi chi ancora non è scappato al mare o da qualche altra parte, temo si trovi in città. Questo infatti è il momento di annunciare che la prossima live di Ti racconta una storia la faremo infatti lungo piscina, no? Mm-hmm. Da notare la lacrima sofferente di chi andrà in ferie solo tra un mese ancora, forse. Forse. Però no. Ci credo tantissimo, Non inganno neanche me stesso. Dai. Quello sì, quello è l'importante. Ah, però una notizia vera c'era. Quale? Oggi è la nostra ultima puntata estiva. Ti racconto una storia, ma in ferie. Qui. Qualcuno qui almeno ci va. Esatto. Così meno tornati possiamo fare Ti racconto una vacanza. Ah sì? Così ci lanci questo spoiler? Ti fai un format così? Tuo? Sì, con Blackjack. Ti racconto una vacanza con Eugenio. Questo è il sottotitolo del... Beh, obiettivamente è quello che abbiamo fatto con i videogiocatori negli ultimi 2 anni e mezzo, però a parte questo. Vabbè. Oh, no, questo, come tra il malissimo e lo schifo totale? No, infatti adesso cerchiamo di farti prendertela bene, dai, veramente. Oggi è difficile. Beh, oggi abbiamo una missione. La volta scorsa vi abbiamo un po' ristorato con la presenza di Annetta, abbiamo illustrato questo splendido Double PNG, perché abbiamo sia lo spirito che il nostro sciamano. Niente Supradin. Questo. Arriverà, giuro che arriverà. No, non fare promesse che non puoi mantenere. Qui ti ricordo che c'è il veto universale della sottoscritta che vi impedirà di fare una cosa del genere. Lo posso mantenere quando tu non guardi. Cioè, quando tu non certo. Guardi, Supradin uscirà dalla caverna. Nel famoso format privato di Eugenio, esatto. Da solo. Ciao Demosare. Ciao. Oh, sciamani del presidente. Ma infatti, perché te triste? Oh, ma ragazzi, oggi è veramente una live di depressione cosmica. Come mamma mai? Mia. Veramente? È perché non c'è la presidente? È per quello, Demosare? Non mi dire così perché la chiamiamo, perché è l'ultima. Che ecco. Dolce, ok. Ti ringrazio, vabbè, però dai, ci sono tante attività comunque che continuano ad agosto da Giano, in generale ci sono tanti eventi, quindi vi faremo consolare. Ecco, per esempio. Abbiamo questo splendido spoiler su che cosa accadrà domani, spoiler, oddio, in realtà sono già 3 format live che annunciamo, e ne parliamo, quindi. Che domani ci sarebbe stato un evento, quindi... Laura e l'hype, io sì si che conferma, so come dai, è una conferma. Eh sì, perché abbiamo questo grande evento a cura della presidente. Temosare, ti voglio in prima fila. Ciao nonnaccio. Ciao nonnaccio. Abbiamo, adesso vi faccio vedere l'immagine perché merita, questo è frutto del gruppo di Gianografica. Allora, pronti? Vai. Ta-da! Mi piace, eh? Aspetta, eccola, mazza è bella. Questo è il diario del nostro antropologo slash viaggiatore che ha girato per le tribù del Nord America. Oh, bravo questo, quindi ci vediamo domani. Alla scoperta delle maschere Salish alle 18.30, è un evento associativo, quindi bisogna essere iscritti, ottima occasione per iscriversi a Giano, ed è un incontro tenuto dalla presidente di approfondimento, che quindi non conterrà cose che avete sentito con Ti racconto una storia, ed è appunto specifico sulle popolazioni Salish e sulle maschere, cui abbiamo accennato in questi incontri, ma di cui in realtà non siamo ancora entrati tanto nel dettaglio. Vivo. Esatto. Quindi chi vuole, ovviamente non è un incontro live, quindi non sarà su Twitch, è un incontro in diretta. Cioè, esatto. In diretta col presidente che parla, ma non registrato in diretta. Devo dire che questa cosa delle dirette mi sta rendendo ancora più difficile spiegare le cose in italiano. O forse è mio il problema. Come, in che senso? In che senso, in diretta effettivamente anche la diretta su Twitch, ma vuol dire anche in presenza del presidente in quel momento. Ho capito. Mi dispiace che nonnaccio non può esserci domani, peccato.
Vabbè, magari è un'occasione per riorganizzarla in futuro, eh? Vediamo, se dovesse piacere chiediamo al presidente di fare un bis. E ma tra sì, l'altro, e tra l'altro, in questo modo possiamo infilare anche la nostra meravigliosa maschera, meravigliosa, grazie ad Annetta, ma non grazie a noi oggi. Vabbè, certo, il nostro contributo artistico è stato molto, molto basso. Io mi sono rivista la live, perché lo ammetto, non mi ricordavo minimamente i nomi che avevamo scelto la volta scorsa, ho notato che un consiglio l'ho dato. C'è stato un pezzo molto epico in cui io dico, sì, vabbè, però così sembrano orecchie di un elfo. Mettiamoli invece... giù che sembrano orecchini, così, cioè... Ah, ok. Totalmente a caso. La maschera con le lumi in testa, sì, come ha detto Naccio. Esatto, esatto. E quindi, oddio, Galmar, maschere salisce e scendisce. Sono questa, le maschere, questa... ovviamente, della controparte. Avevo caldo, adesso inizia quasi a fare freddino, ragazzi. Che cose. Vedi, Galmar, in questo modo, vedi, abbassa la temperatura con impatto climatico zero, vedi. Grazie, grazie, Galmar. Scoperta. Avrò gli incubi stanotte. Allora, ciao Mirko. Ecco, infatti abbiamo Mirko, sentito già la tua mancanza. Mi chiedevo dove fossi la volta scorsa. Guarda volta che c'erano un sacco di assenti, Qui teniamo il conto, ragazzi, cioè non vi azzardate a mancare un incontro perché mettiamo i puntini, Ciao Red Fudo. Ciao. Dovremmo fare tipo i bollini presente quando andavi negli anni 90 a fare benzina e ti davano i bollini della Kuwait, no? Li mettevi sul foglietto. Io non ti vorrei dire niente, ma negli anni 90 non andavo a fare benzina. Vabbè, io vedevo mia madre fare benzina e mio padre fare benzina, però dalla Kuwait avevi questo libretto, mettevi i bollini e poi ti davano i cottini che erano questi peluche. Ah, quelli sì, io mi ricordo solo i peluche. Dovremmo fare la stessa cosa per le live, ogni volta che qualcuno ci prende il bollino e alla fine ottiene un premio che può essere, non lo so, una chiacchierata col presidente, cose di questo genere. Un incontro privato. Esatto. No, allora, un momento per apprezzare che non ci saranno i punti canale, Red Fudo. No, non era questo da apprezzare, era da apprezzare che il povero Alessandro Master, nonché presenza di Gian Atelier, che è il referente di Gianografica, il nostro Alessandro ha proposto mille anni fa di fare i badge di Giano per i soci in base alle varie attività, e quindi ogni tanto riesce fuori questa storia dei punti, e prima o poi è come le stelle di School of Rock. Esatto. Allora, in realtà niente punti canale, nel senso che noi siamo affiliati già da un po', cioè avremmo potuto essere affiliati già da un po', ma adesso non ho capito bene come funziona, ma noi non metteremo i sub, il canale resterà free, quindi non credo che si possano attivare, ma dico cose di cui non sono esperta perché non mi occupo io io sto qui a parlare con Eugenio, ma di tutto ciò che è Twitch fortunatamente non mi occupo. È un mondo oscuro. Sì, abbiamo il gruppo Giano IT che ci segue, tra virgolette. No, in realtà è per scelta, non Naccio, perché noi siamo associazione, quindi cioè, tecnicamente chi ci vuole sostenere c'è il 5 per 1000, ma volendo c'è la tessera. Cioè i nostri sub tecnicamente sono i nostri soci, quindi insomma ci va di creare una community più open, tra virgolette. In effetti ora che mi ci fai pensare potrebbero anche esserci questioni fiscali, ma non lo so sinceramente, anche di questo non mi occupo. Aspetta, io mi sono fermato a guardare la tessera del kebabaro di Galmar. Io non ho mai avuto la tessera del kebabaro, questa cosa mi dispiace molto effettivamente, ripensandoci. C'è la tessera, io ho quella della pizzeria, ma quella del kebabaro mi manca. Ma infatti non l'avevo mai vista. Non ne ho neanche mai sentito parlare della tessera del kebabaro. Va bene, mi avete triggerato Eugenio, basta, ce lo siamo giocato a 10 minuti dall'inizio della live. Devi capire che io oggi ho finito la mia sessione di esami estiva, quindi io in questo momento sono una specie di... Dobby è un elfo libero. Sì, non so come definirtelo, oscillo tra il nirvana e la completa dissociazione con me stesso, per quanto sono stanco, quindi sono in uno strano stato sciamanico, non saprei come definirlo. Abbiamo grande ospite Eugenio, grazie per essere venuto a tenermi compagnia. Allora, c'è da dire che oggi dovevano esserci 6200 ospiti. No, oggi dovevano esserci 6200 ospiti, abbiamo contattato 160 persone, abbiamo trovato tutti impegnati al lavoro fino all'ora della live,
quindi ne approfitto per salutare Federico, che so che si recupererà questa come ciao mamma nelle dirette. Il nostro Federico, master di Broken Compass insieme a me da Giano, nonché parte degli avventurieri, il nostro team di scrittura delle avventure, doveva essere qua con noi oggi per scrivere insieme l'avventura di Broken Compass Golden Age legata al PNG che abbiamo scritto insieme, quindi finalmente vedremo un percorso completo, cioè siamo partiti dal PNG, proseguiamo e concludiamo oggi con la stesura dell'avventura, quindi diciamo abbiamo girato ampiamente nel mondo di Broken Compass, e doveva esserci anche lui, ma poverino è bloccato al lavoro, quindi niente, vi porto i suoi saluti. E vedo intanto che, ciao regia, vedo che la regia sta facendo chiarimenti in chat, bene così. Oh Mirko, hai l'unica tessera che conta, se hai solo quella di Giano, bravo. Puoi fare tipo come quella dell'FBI, no? Quando ti fermano devi entrare da qualche parte, fai vedere la tessera di Giano e tu vai e entri ovunque. Oh, ma che dici, glielo facciamo lo spoiler, Eugenio? Perché qua vedo che... Ma quando dici glielo facciamo lo spoiler è perché tu non vedi l'ora di farlo, quindi la mia risposta è sì. Come sono scontata in questo periodo. Allora, questa ha detto una cosa che mi ha triggerato tantissimo. Che cosa? I cappelli? Dei cappelli, esatto. Perché a proposito di Broken Compass, anche questo era abbastanza scontato che io mi triggerassi con i cappelli. Dovete sapere che oggi ero in fase di scrittura perché, e qui vi sto lanciando lo spoiler, noi siamo in piena Giano Summer Edition, cioè le nostre sessioni, alcuni dei nostri eventi sono tematici, fatti apposta per l'estate. Questo è il terzo anno che organizziamo questa rassegna estiva tematica, ogni anno un tema diverso. Il tema di quest'anno è ricordi d'estate, quindi le estati dell'adolescenza, le vacanze, quei luoghi, ma anche quegli eventi che magari ci attivano un ricordo di qualche tipo delle estati passate. E la prima shot tematica sarà giocata proprio con Broken Compass e lo sarà settimana prossima. Quindi la stavo scrivendo questa mattina e ho trovato un PNG di cui mi sono innamorata. Chi è? Si chiama Chapeau, perché siamo ovviamente in ambiente francofono, perché come vedrete sul sito è già disponibile, si chiama Il Patto del Bayou, e questo PNG è il fondatore di una città, poi lo vedrete senza entrare troppo nel merito, e veniva chiamato Chapeau perché aveva uno strano cappello suo personalissimo tipico che si è tenuto per tipo 30 anni ed è diventato il suo soprannome. Ma dai. Sì, me ne sono totalmente innamorata. Che bella questa cosa, che carina. Sì, sì. Ma devo dire che ho raggiunto un livello superiore, Eugenio. Ah sì? Che hai fatto? Questo è il bello di quando arrivano i doni. Che bella. Grazie caramella. Che bella. E anche, aspetta, devo cercare di ricordarmi quale sia caramella il nick, l'altro nick su Discord e su Twitch. Su Twitch. Jazlix. Jazlix, sì, con l'X finale. Oh, caramella e Jazlix sono stati in vacanza e mi hanno riportato questo splendido cappello come dono. Adesso devo scegliere che cosa giocarci. Ma mannaccio, ti sta invitando a indossare il cappello. Vabbè, l'avete chiesto. Con le cuffie vedo che non ti sei fatta pregare molto. Sì, vabbè, è stata una richiesta facile. Ok, con le cuffie sembro tipo stranissima. Ho una testa molto buffa, questa cosa mi fa un sacco ridere. E con le cuffie sembra che hai quei cappelli una testa quelli che reggono la Coca-Cola. Questo genere di cose. Ok, devo trovarmi per quando faccio la prova cappello. Non gli sto dando giustizia, tra l'altro mi hanno spiegato che si mette da dietro, così. Bello. Vabbè, vi assicuro che senza cuffie mi sta molto meglio. Però che ci penso, Laura, non te l'ho mai detto, ma io finto, perché non è funzionale, non abbiamo mai provato a usarlo, perché penso che sarebbe un disastro. Con mia sorella avevamo costruito il cappello, quello con le bevande attaccate. Il classico berretto con visiera con le bevandine. Vabbè, però adesso è il momento di dire che ho scoperto che da Tiger stanno vendendo un cappello gonfiabile da con due fenicotteri gonfiabili attaccati. Okay. E ci devi lanciare gli anelli, sai quei giochi tipo da piscina dove lanci gli anelli e devi beccare il collo dei fenicotteri? Però è da testa.
cioè tu te lo metti in testa con questi gonfia, basta, ho deciso che me lo devo comprare. Ma ti danno anche l'assicurazione per quando uno ti tira la cosa in un occhio, cioè Tiger ti vende anche quello di parallelo? Non capito? Credo. Sai quelle promozioni, 4 euro il giochino, 25 euro l'assicurazione. Questo è il pratico kit del pronto soccorso. Esatto. Non lo so, devo verificare, ci andrò presto e vi farò sapere. Se qualcuno ha in mente un viaggio da Tiger, mi faccia sapere poi se si prende il fenicottero. Oh, quindi niente, questo viene dalla Sicilia, peraltro, e ce l'abbiamo coordinato, perché me l'hanno portato in dono coordinato, quindi ce ne hanno una versione anche loro, poi ci facciamo una foto insieme. Cosa bello, che non ci ho pensato bello. La volta scorsa, lo farò la prossima volta che ci vediamo. Quindi preparatevi, perché mi sto già studiando la shot che posso masterare con questo cappello. Guarda, Mirko, non lo so, perché io credo che Laura si divertirà a tirare gli anelli. Anche se l'idea di indossare il cappello fenicottero potrebbe in realtà metterla in pericolo. Dipende da quanto è elevato lo spirito di conservazione di Laura. Ma no, però ma è molto facile, ce lo avrà Eugenio in testa il cappello con i fenicotteri. Sicura che puoi privarti di indossare un cappello? Sicura? Ah, non mi puoi fare mica questa manovra da ricatto, sa, non funziona così. Ma da ricatto è una questione di coerenza, se tu sei la signora dei cappelli devi indossare anche il cappello fenicottero. Devi sapere, Red Fudo, che di occhiali strambi da Tiger ne ho visti veramente tanti. Comunque, non siamo qui per parlare di negozi con roba stramba. Giusto. Due cappelli per una grande sfida? No, non gli do questo grande onore, Eugenio, non gli faccio mettere un cappello per sfidarmi. Ah, dici un cappello a testa e ci tiriamo insieme gli anellini. Sì, è carino. Ah, così, proprio malvagissimo. Cioè, facciamo... Sì, e chi vince decide il prossimo tema per Ti racconto una storia. Sì, però solo live. Cioè, questa cosa la dobbiamo fare live e vediamo che succede. Ah, proprio umiliazione totale, ok. Va della bene. Serie, avevo una dignità prima di fare questi format live con Giano. Grazie, Giano, per avermela tolta. Cioè, sì, per averti dato anche questa possibilità. Oh, questo, piantala, no. Ma come? Certo che siamo qui per parlare di cappelli. Dove ci sono io, ci sono i miei cappelli. Però, siamo qui per parlare secondo anche voi, posso di... chiedere, posso chiedere ad Annetta di comporre quella corona di pigne meravigliosa e mi ci faccio un copricapo io, vero? Va bene, questo poi lo vedremo in una prossima puntata. Sarebbe carino, tu lo sai, se inizi a raccogliere le pigne sarebbe carino. Facciamo una puntata, ti racconto una storia a bricolage, ci sono io che incollo pigne con la colla a caldo. Però devi prendere le pigne, quelle che ha disegnato lei, che sono quelle tipo misa degli abeti. Quelle allungate. Sono tutte quelle lunghe, insomma. Oh, allora, chi di voi dovesse vivere nel nord Italia ha la possibilità di fare una bella passeggiata di trekking in montagna, mi raccoglie le pigne e me le spedisce, avrà la mia eterna riconoscenza. Un bel DHL pieno di pigne, pensa che bello. Ok, stiamo veramente scendendo nel degrado totale. Veniamo alla nostra avventura. Sì, veniamo. Dunque, infatti, a noi. Abbiamo lasciato infatti il nostro spirito, il nostro sciamano così, con una forma, ma gli manca ancora intorno tutto quanto il contesto. Avevamo accennato qualcosina la volta scorsa. Io qui ho fatto un po' un piccolo riassuntino che dovrebbe essere visibile tra poco alla regia. Avevamo trovato il nome dello spirito e lo avevamo individuato come spirito dei fiumi e dei laghi. E sì, mi pare che il nome votato fosse stato Katnaku. Sì. Aveva posseduto uno sciamano di nome Chilkat, che è lo stesso nome di un tessuto raro a trama complessa, quindi utilizzato dai Quakiutl, perché ci eravamo concentrati sui Quakiutl, se non mi ricordo male. Sì, esatto. Durante le cerimonie. E c'è intessuta la storia del mondo e narra la vera, non versa, la vera leggenda di Katnaku, di cui non si conosce il finale. Nessuno sa dove sia questo tessuto e quindi lo stanno cercando sia i nostri avventurieri, cioè i nostri giocatori, che Katnaku stesso. Katnaku, che è il nostro rivale sovrannaturale. Allora, sì, intanto io vi metto in chat l'incontro per le maschere Salish di domani, qualora qualcuno volesse partecipare. E quindi direi che possiamo magari partire da questo. Allora, le strutture delle avventure di Broken Compass sono, tra l'altro, è arrivato il momento di far vedere lo splendido manuale. Eccolo.
Allora, le avventure di Broken Compass sono molto cinematografiche, nel senso che sono scritte sotto forma di sceneggiatura. Hanno una cosa che a me piace moltissimo, sono divise in scene e va bene, ma hanno come tag dei luoghi, ad esempio scena 1, isola sconosciuta, e poi esterno e giorno-notte, cioè la differenza tra scena all'interno, quindi scena al chiuso, o scena all'aperto, quindi esterno, e l'individuazione di giorno-notte. Ok, ok. Quindi è particolare come cosa. Allora, io direi, dobbiamo fissare una serie di dettagli importanti. Da quale vogliamo iniziare, Laura? Allora, loro nell'incipit, diciamo, nell'apertura della sessione, dicono che cosa sia necessario stabilire per l'episodio. Si chiamano episodi le sessioni di Broken Compass. Quindi, noi alcune cose le abbiamo messe, ci mancano i dettagli. Ad esempio, dove si svolge questa avventura? Abbiamo parlato di un villaggio, ma non abbiamo detto quale. Dove ci vogliamo collocare? Certo. Cioè, Nord America è un po' estesa come zona, un po' vaga. Un po' tanto. Sbaglio o avevamo detto comunque nell'area intorno all'Alaska, ricordo male? Può essere. Voi in chat avete una preferenza di dove volerla collocare? Avevo un po' questo ricordo, perché mi pare che eravamo andati a guardare un po', mi pare, la vegetazione, può essere. In realtà erano legati alla zona canadese, la Columbia Britannica. Ok. Quindi, non so se vogliamo, se qualcuno vuole inventarsi il nome, ragazzi, il nome di un villaggio. Siamo in Golden Age, quindi anni 20-40 del Novecento, ok? Villaggio, ovviamente, dobbiamo decidere una cosa, Laura, però, fondamentale. Il villaggio ha un nome endemico per le popolazioni, quindi nel senso è nella loro lingua, oppure è stato rinominato da coloro che hanno iniziato a stabilirsi nella zona? Come è conosciuto il villaggio? Perché una cosa è chiamarlo tipo, che ne so, Green Oak, un altro conto è chiamarlo... Sì, un altro conto è chiamarlo... o Pinewood. Un altro conto è chiamarlo invece con un nome più simile a Quakutla. E allora, tecnicamente, storicamente parlando, noi abbiamo sempre, per quanto riguarda la tradizione dei nativi americani, due nomi. Uno mutuato dall'altro. Sì. Cioè, il nome nella lingua dei locali e come poi i colonizzatori lo hanno richiamato, spesso storpiando il nome originale. Quindi potremmo, volendo, chiamarlo in entrambi i modi, oppure sceglierne uno solo e adattarlo. Allora, abbiamo una proposta già, come anche Caramella. Caramella aveva proposto Pinewood, mentre Clan alla Fenicia ha proposto Sasha Cutralville. Quindi è un misto probabilmente tra il nome autoctono e, visto c'è la parola Vill, immagino... dalla parte americana. Ok. È un ibrido. Ottimo. Allora, intanto stavo vedendo che una un insediamento di Quakutl è nella zona di Alert Bay della British Columbia, quindi intanto geograficamente ci potremmo collocare qui. Lo chiamo genericamente insediamento, perché poi scegliamo che tipo di connotazione dargli. Ok. Allora, proviamo magari a individuare il nome con cui loro identificano il villaggio, magari gli diamo un significato di qualche tipo. Abbiamo detto che deve esserci un fiume, giusto? Sì, il fiume era importante, avevamo detto. Quindi sicuramente c'è una grande presenza dell'elemento acquatico. Ok, suggerimenti? Testa ha chiesto se possiamo usare uno dei miei gatti per generare il nome, quindi vediamo. Ah, nel senso che lo fai passare sopra il computer e vediamo che esce. Ma come mai tutto questo riferimento a Sasha, ragazzi? Mi sono persa qualcosa?
Sasha River, Sasha Quatvil, vi piace proprio Sasha? Tevere. Questa ti sto ignorando. Oh, Keorn River, Mirko? Mm-hmm. Che poi in realtà possiamo anche usare, oddio, potremmo usare un nome di un fiume reale di quella zona, però ovviamente poi siamo portati a utilizzarlo per forza, cioè a costruire poi a quel punto la geografia del luogo basandoci su quella reale. Mm. Altrimenti ci inventiamo un affluente qualsiasi, insomma, non è che uno deve usare. Allora, questo è il momento di spiegare come funziona quando uno è in crisi cosmica. Cioè, come facciamo a trovare i vari collegamenti? Quando io devo scrivere un'avventura, Eugenio, penso tu faccia la stessa cosa, chiedo. Di solito mi ritrovo in un punto in cui ho una buona parte di quello che mi serve. Mm-hmm. Scusa, ho letto la chat. Si chiamava Tevere Expo. Dio, ragazzi, ma perché vi sta prendendo con tutti i fiumi romani in questo momento? Leggi Galmar, cosa ti ha scritto? Oh cielo, Sharift. No. Sharift è carino, eh? In reference, che dite? Approviamo Sharift? Sentiamo la chat che dice, se la chat è favorevole mi piego alla maggioranza. Vi ho bocciato Supradin, questo ve lo devo far andare. Ah sì, ecco, beh certo, quando è il nome che piace a te può andare, quando è Supradin no. È una in reference a una cosa mia, ci sta ovviamente. Supradin è un reference a un elfo povero sfortunato, scusa, che condivide il nome con un medicinale, non è colpa sua. Non lo so, guarda, tutto questo... non so neanche come definirlo. Nepotismo nei confronti di Sharif? Affetto? Affetto. Allora, dicevo, quando mi ritrovo ad aver incastrato quasi tutte le cose, mi mancano dei pezzi, è il momento in cui di solito si fa ricerca. Quindi, via di Google, e si iniziano a cercare degli elementi mm-hmm. che possano essere coerenti con quello che stiamo scrivendo. Allora, nel mio caso, ad esempio, come sono approdata ad Alert Bay? Ho cercato Quaqutl Village, e mi è uscito un libro di un antropologo che ha scritto questo testo che si intitola A scuola in un villaggio Quaqutl. E nella quarta di copertina c'è scritto del villaggio di Alert Bay, nella British Columbia, che è un insediamento Quaqutl, posso farcela oggi ragazzi, lo sto ripetendo fin troppo spesso. A questo punto mi sono andata a cercare Alert Bay, magari vi faccio vedere i risultati? Sì, sì, dai. Allora, ovviamente, classico caso, cioè uno lo trova mm-hmm. in italiano e ci sono delle belle foto. Bello. Che possono molto essere bello. Di spunto. Ok. Tra l'altro questa mi sa tantissimo di scuola abbandonata, ragazzi. E poi, come al solito, una riga. Va bene, quindi regolarmente mm-hmm. si deve mettere la pagina in inglese. Vabbè, quello è un classico. Ed Alert Bay, io lì per lì avevo capito che fosse una regione, invece è un villaggio. Ah. Quindi, okay. Il villaggio è nella zona dei Quaqutl. Quindi, volendo, potremmo tranquillamente utilizzare Alert Bay come nome. Certo, sì, sì, può essere un'idea. No? Cos'è quella bella sotto, scusa? Il rosso e l'arancione? Il clima. Ah, ok. Cioè, non abbiamo una riga sulla storia di questa città, però abbiamo un clima dettagliatissimo, ragazzi. Evidentemente sarà un luogo climatologicamente, l'hanno trovato interessante. Oh, c'è la cintura vulcanica di Alert Bay. Quindi... Carino. Probabilmente l'attività è cessata, interessante come cosa. Oh, tra l'altro nel 1921, quindi attenzione che stiamo già in zona Golden Age. Che è successo? Il governo del Canada ha cercato di interrompere il potlatch, che evidentemente era ancora in uso, no? E ha confiscato molti oggetti. Confiscato molti oggetti. Interessante questo. Incluse maschere di legno, dance regalia, bellissimo. Oh, e se
questa è un'idea che vi butto lì. Avessimo appena trovato... Ah, infatti, da Golden Age a Voyage Extraordinaire, un attimo. Dici che magari l'oggetto del contender non è più al villaggio perché se lo sono portati via i canadesi? No, potrebbe essere il gancio narrativo. Cioè, la domanda che noi ci dobbiamo porre è: perché questo gruppo di avventurieri sta andando in questo posto e incappa nello sciamano? Se fossero stati... la risposta oppure... No. No, il punto è che se fossero stati incaricati dal governo di andare a capire cosa stia succedendo nel villaggio e quindi prendere degli oggetti e venissero a sapere da un elenco precedentemente fatto che manca qualcosa all'appello, così poi magari gli lasci pure alla fine quella sceltina morale come piace a me, se loro effettivamente consegnano tutto al governo del Canada oppure no. Esatto, Red Food, abbiamo appena trovato l'incipit dell'avventura, quindi vedete come nel cercare delle informazioni si agganciano a questo punto le notizie. Siamo partiti da Quakutl, abbiamo cercato un luogo, dal luogo abbiamo scoperto la storia dello stesso e quindi degli elementi che possiamo utilizzare. Sì, funziona. E quindi spiega anche, ipoteticamente, tutta una serie di personaggi che si potrebbero legare a questo incipit, che possono essere di tutto, dai professori a magari... Classico esploratore. Esatto, degli esploratori, qualcuno che conosca la zona e magari possa parlare con queste persone, quindi magari anche un medico che fa la spola tra la città e il villaggio per portare delle cure, cioè crea anche degli intrecci interessanti con i personaggi. No, anche la guida, come dice Galmar, che è locale ma si presta adesso a aiutare... I canadesi, certo. Oh, e quindi questo darebbe anche il gancio al nostro sciamano, che magari ha preso il Chilkat, cioè la stoffa, inizialmente per evitare che venisse portata via. Dici lo sciamano quando ancora non è posseduto. Esatto, nel momento in cui ha preso la stoffa e l'ha nascosta da qualche parte, lo spirito l'ha posseduto per sapere dove fosse, e lo sciamano adesso sta lottando contro lo spirito per non dirgli dove sia nascosta. Certo, quindi anche un gioco a tempo. C'è il totem più alto al mondo? Ad Alert Bay? Non stavo guardando. Ah, vedi, abbiamo scoperto qualcosa di... un posto fantastico. Ragazzi, quando sarà possibile tornare a viaggiare, se qualcuno dovesse andare in Canada, fatemi sapere. Calmar dice: quanto è alto un totem? Visto no. La morte negli occhi di Laura. Vorrei fare questa cosa con gli effetti, sai, tipo il super zoom triste sulla mia faccia quando ci sono queste battute. Bianco e nero. Allora, quindi il nostro gancio narrativo potrebbe essere governo canadese che vuole bloccare, interrompere, sospendere alcune attività rituali distruttive quali il potlatch. Ok, gli avventurieri vengono incaricati di andare ad Alert Bay e requisire materiale. Gli oggetti, sì, materiale. Materiale rituale lo vuoi chiamare. Ok, e quindi abbiamo il nostro gancio narrativo. Ok. La storia come inizia, quindi, con loro che ricevono la missione da un dipendente del governo, oppure con loro già che stanno arrivando al villaggio e questa cosa gli viene raccontata? Ah, intanto sto apprezzando, dai, Red Food, organizziamo un viaggio di Giano in gruppo, facciamo un viaggio comitiva in Canada, prima tappa Alert Bay, grande.
Che vuol dire dalle foto sembra un palo della luce, non intende Mitz. Forse il totem sì, quello ma di cui immaginavo che fosse il totem, ma poverini. Ok, allora mi stavi chiedendo, Eugenio, scusami. Ah no, ti stavo dicendo, come vogliamo organizzare l'inizio della storia con i giocatori che effettivamente si giocano in contatto con il membro che lavora per il governo, oppure gli viene dato come elemento che loro sanno e iniziano direttamente in viaggio per arrivare al villaggio? Io forse lo farei di antefatto, perché sarebbe molto parlato dal master, cioè se dovessi interpretare, cioè gli viene raccontata qual è la missione. Lo faresti giocare? No, non lo farei giocare, lo metterei di antefatto narrato, sai, antefatto dei giocatori. Ok. Mi viene raccontato che sono stati contattati per questa cosa e hanno accettato di partecipare ciascuno per il suo motivo e quindi hanno magari la guida X che li attende al posto di, e magari gli racconta quale cosa sta succedendo. Io mi immagino che questi abitanti non fossero felici di avere qualcuno che gli arriva a casa e gli dice: scusami, tu da oggi non fai questa cosa e anzi mi dai tutti gli oggetti che stavi per distruggere. Saresti felice se qualcuno entrasse in casa tua e ti dicesse che non puoi fare più la tua raccolta di cappelli e te li confisca tutti? No. No, certo, sorrenda. Giustamente. Probabilmente questi tipi saranno anche abbastanza incavolati con i personaggi. Quindi magari la prima scena è che devono sedare una rivolta e magari la rivolta è alimentata dallo stesso spirito. Potrebbe essere. Ovviamente lo spirito avrebbe avuto l'interesse a farlo. Ti ricordi che avevamo parlato la volta scorsa del fiume deviato? Sì, mi ricordo. Come potremmo unire questo elemento a quello che stiamo scrivendo adesso? L'elemento del fiume deviato, dici? Sì. Perché se tutto diventa l'interruzione del potlatch, no? Non si lega con lo spirito, a meno che non ci sia qualcosa legato al simbolismo dei fiumi, per cui lo spirito vuole riprendere il controllo ed essere ancora adorato? Domanda. Può essere un'idea, certo, per carità, però ovviamente tocca capire perché il fiume è deviato. Guarda, la cosa forse più facile è che ci siano degli interessi di stampo industriale capitalistico nell'area, quindi di conseguenza il governo ha tutta l'intenzione a sradicare la cultura locale per far sì che questi diventino dei proletari e quindi fondamentalmente non ostacolino più magari l'industria di turno, che vuole levare il fiume perché ad esempio gli serve per magari qualche scopo di produzione. Questo stava dicendo, vogliono costruire una diga. Può essere una diga, certo, così come può anche essere semplicemente sfruttare il fiume per, non so, il trasporto merci, ad esempio. E se facessimo a questo punto uno scontro tra tradizione e modernità? Cioè, se nell'insieme delle pratiche del governo, oltre a, per esempio, impedire il potlatch che è distruttivo, eccetera, venissero proposte una serie di cose che in teoria vengono fatte per migliorare la condizione del villaggio, ma che in pratica vengono viste come un far morire la tradizione, come dire, tu mi vuoi portare la ferrovia perché in questo modo mi colleghi alla civiltà, ma la civiltà non è quello che sto cercando e per farlo mi radi al suolo mezza foresta. Non sto facendo esempi casuali, eh. Potrebbe essere interessante perché è estremamente realistico, con molte dinamiche di, chiamiamola, modernità, tra virgolette, che sono state imposte a popolazioni che non avevano nessuna intenzione di voler essere moderni all'occidentale. Perché potrebbe essere lì che si insedia il classico depistaggio. Noi lo vediamo spesso che nelle avventure, soprattutto di questo genere, è carino che all'inizio loro, e per loro intendo i giocatori, si facciano un'idea, cioè magari sono convinti che sia tutto legato all'oggetto del potlatch, poi scoprono che in realtà l'oggetto ha un'ulteriore storia, che non è per il potlatch in sé, ma è perché insieme a questa cosa verrà anche deviato il fiume e costruita una diga che deve aiutare a fare, boh, poi lo vediamo, e quindi lo spirito, come dire, unisce le due cose. Certo, sì, mi pare molto strutturata così almeno. Vogliono spazzolare i castori per fare i cappelli. No. Ovviamente la risata non è per i castori, è per la reazione di Laura, ci mancherebbe. Non lo volevo fare così villain, Caramella.
cioè di allagare il villaggio, perché mi piaceva che comunque l'idea non fosse... A me piacciono le storie in cui fondamentalmente non c'è un vero e proprio cattivo, sono tutti buoni e cattivi allo stesso modo, nel senso che ognuno ha le sue ragioni e tutti pensano di fare del bene. Il governo che vuole portare, tra virgolette, la modernità al villaggio, il villaggio che vuole mantenere le sue tradizioni e la sua cultura e teme di essere cancellato, lo spirito che vuole, come dire, portare avanti la sua storia e continuare ad essere adorato anziché essere dimenticato, cioè tutti elementi che concorrono a creare un mix esplosivo. Certo, e i giocatori in tutto questo che credono di fare la cosa giusta, ma in realtà stanno semplicemente alimentando ancora più caos. Esatto, esatto, e che alla fine dovranno fare una scelta che faccia, si spera, felici tutti. Certo, cosa che non è così facile però, Tu ci speri, tu ci speri nel finale triste, Eugenio. No, non nel finale triste, non per forza, insomma, ma nel finale interessante, quello sì. Allora, mettiamo quindi un po' di ordine. Abbiamo il nostro villaggio insediamento ad Aller Bay, e fin qui ci stiamo. Ci stiamo. Il governo sta adottando una serie di manovre per... sradicare? No, non li vuole sradicare, li vuole, mi viene da dire, inglobare, ma non è la versione giusta. Migliorare le condizioni di vita dei villaggi più periferici e ancorati al passato della regione. Che dite? Per farlo sta impedendo una serie di antiche tradizioni. Ve lo ricordate il potlatch? Ne avevamo parlato, è quella cerimonia, sì, per cui si fa la gara del dono, per cui uno manifesta la propria, tra virgolette, ricchezza e superiorità distruggendo manufatti particolarmente ricchi e rari. Quindi è una gara continua per cui tu bruci questo evidenziatore, Eugenio ne brucia uno più grande. Allora io brucio l'evidenziatore e una penna. Allora Eugenio prende l'evidenziatore, la penna e la matita e così però via. Però non tutto insieme, sono potlatch separati. Io prima distruggo tutti i miei beni, poi a quel punto tu organizzi il tuo potlatch che deve essere molto più bello del mio. Quindi devi donare molte più cose agli altri e distruggere molte più cose rispetto a me. Sì. È per questo che dico distruttivo, perché oltre a distruggere una serie di manufatti della tradizione, si distruggono quelli ricchi, quindi si sta in uno stato perenne di... in realtà è una forma sociale di, penso, equilibrio, no? Tra i vari gruppi sociali che compongono il villaggio. È una forma di equilibrio sociale questo della distruzione. Si fa sì che non ci siano grandi picchi di differenza. Diciamo tra... serve, diciamo uno dei suoi scopi sociali è anche quello di mantenere un livello più o meno simile di ricchezze. Più o meno, perché poi se io ovviamente faccio il mio potlatch e ti batto, tu in quel caso perdi l'onore. E oltre a perdere l'onore rischi anche di perdere la tua autonomia nei miei confronti. Quindi poi dietro c'è anche un ragionamento di potere, non è solo di riconoscimento o di livella sociale. Oh, ragazzi, è il vostro momento. Abbiamo detto della diga che devia il fiume. Il momento nome della diga? No, ragazzi, il fiume. Se qualcuno mi fa un rapido check di quella zona e mi vede se c'è un fiume. Allora, Caramella, il fatto che venga riportato alla luce un antico villaggio è complicato per via di come vengono costruite queste strutture, che sono soprattutto in legno. Quindi, se fosse sommerso, sarebbe complicato, perché sarebbe rimasto ben poco. Sì, le maschere comunque Red Fudo, come vedremo poi all'evento di domani, sono qualcosa che va al di là dell'equilibrio della società, è un ruolo ben specifico. Sì, anche perché nel potlatch solitamente vengono eliminati altri tipi di bene. Sì, avevamo visto utensili in rame, tessuti vari, cose del genere. Quindi abbiamo detto, per farlo sta impedendo una serie di antiche tradizioni, potlatch e modificando l'assetto geografico tramite la costruzione di infrastrutture. Ma
permetterebbe di... Che aiuta a fare la diga? Come, scusa, non ho capito la domanda. La diga cosa permette, perché gli vogliono costruire la diga lì? Allora, ragioniamo un attimo. È il 1920? 21, abbiamo detto. 21, ok, ok. No, sto pensando a cosa sia, può servire una diga nel 1921. Allora. Intanto, Red Fudo, grazie per il nome. Energia elettrica nel 21? Con la diga? È quello che stavo cercando di capire. Però mi sembra un po' troppo avanzata. Io pure pensavo per coltivare, banalmente. Io infatti pensavo più a un serbatoio d'acqua, prevalentemente. Ma per quello ti serve una cisterna, non ti serve la diga. Cioè, non stai nel deserto, la cisterna ci fai tranquillamente. A maggior ragione che stai su un'isola. Dipende pure dove sei, perché non è detto che la cisterna sia costruibile ovunque. Lassù infatti è un po' improbabile. Meno che, ecco, creare una diga non serva magari ad asciugare qualcosa da qualche altra parte. Oh, fermi tutti, che Mirko ha scritto un'avventura sana, praticamente. Bellissima. Allora, il gruppo di avventurieri... Dai, leggi tu. Allora, il gruppo di avventurieri, ossia gli esploratori, sono ladri esploratori di tesori e cose storiche. Il gruppo arriva ad Alert Bay e, indagando, scoprono che una maschera di legno è importante per lo sciamano, ma il governo l'ha presa e portata a Vancouver. In quel museo, una volta rubata, c'è questa maschera che nasconde una mappa particolare, una traccia che va dal mare di Beaufort attraversando la Groenlandia. Una firma in questa mappa, Sir John Franklin, 11 giugno 1847. Vediamo se la regia riesce anche magari a condividerci il messaggio in visuale. Caspita, questa è una storia sana, effettivamente. Vabbè, signori, è stato un piacere fare questa live con voi, grazie mille. Per me quella di Mirko è definitiva. sì, veramente è un bello spunto. Mi auguro che tu stia scrivendo il seguito, cioè il collegamento con la mappa. Fai? Poi, ti fermi così? Certo. Allora, intanto questo ce lo appuntiamo sotto come vostra idea, che mi piace un sacco. Quindi facciamo interruzione di pagina e lo mettiamo giù. Ok. Però così si cambia parecchio. Nel senso che gli avventurieri diventano non più legati al governo, ma lì a indagare per altri motivi. Il governo l'ha portata altrove, tra l'altro un bel po' altrove, e la missione è da tutt'altra parte, quindi lo sciamano in questo caso non sarebbe più il villain. Ah, la centrale idroelettrica delle cascate del Niagara del 1881. Vabbè ragazzi, allora via con... Allora si può fare. Ok, infatti stavo cercando, ma su Wikipedia non dice di quando è la prima centrale. Vabbè, allora scusa, usiamo l'idea della centrale, mi sembra la più facile adattare. Che dici, Laura? Sì, mi viene creare energia elettrica, ma non è questo il termine. Generare? Grazie. Prego. Oggi non sono in grado di intendere e volere. Trasformare la forza potenziale dell'acqua... Adesso non esagerare, che ti faccio la cronologia dei papi del 1002. Va bene, dai. Tieni i papi per te per ora, grazie. Ok, per ora. A questo punto che cosa succede? Tanto ci vediamo a settembre, dove scappate? No, perché io in testa c'ho i califfi adesso, perché ho fatto l'esame di storia islamica, quindi non ho i papi, c'ho tutti i califfi. Giustamente. Papi e buoni dei paesi tuoi. Sta sempre peggio. La Fenice. Sempre peggio. Ah sì, quello donnaccio, sì, è vero, quello dei mulini, sì, quello lo sapeva, la centrale idroelettrica, che non sapevo che fosse così di fine 800. No, infatti così strutturata con una diga, sinceramente non me la figuravo neanch'io. Vabbè, meglio per noi, ragazzi. A questo punto che cosa succede? Lo sciamano... Il giovane sciamano apprendista, avevamo detto, il giovane sciamano Chilcat decide di sottrarre un frammento di
Chilkat, il tessuto. Mm-hmm. Dal sequestro del governo e lo nasconde nella foresta. Lì, durante la notte, vi ricordate che avevamo detto che la foresta è il luogo in cui si assottigliano i due mondi? Sì, avevamo detto infatti la foresta era il punto di passaggio tra lo spirituale e il materiale e viceversa. Quindi ci sta che lui lo vada a nascondere lì e lì Katnaku mm-hmm. lo è attratto. Sì. E lo possiede. Sì. Ehi, tu Chilkat, togliele le mani di dosso, scrive Mirkog. La regia approverebbe. Chilkat, molla quel Chilkat. Tra l'altro io ogni volta penso a KitKat, ragazzi, sono veramente una brutta persona. Eh sì, il Chilkat effettivamente sembra un KitKat quachiutla. Dobbiamo, vabbè, poi magari a uno dei due cambiamo il nome, probabilmente allo sciamano, eh. Anzi, ragazzi, se avete nomi alternativi... Mm-hmm. Ah, forse ce l'ho io. Quale? Sei pronto? Vai, se no tiro fuori il gatto, per il nome. C'è scritto, aspetta, io non leggo. Scusa, cosa hai scritto, Laura? Non leggo. Come cosa ho scritto? Possibile che non te lo meriti? Oh, Supradin, grazie. No, è Supradain. Ah, no, vabbè, dai, me lo faccio andare bene. Di apostrofo. Va bene, dai, me lo faccio andare bene, dai. Ecco, esatto, lo spelling di questo è quello che mi piace di più. Con la doppia V, con la doppia V e la P. Ok. Ok, quindi ecco, ve lo fate andare bene, eh? Sono scesa a ottimi compromessi per voi, guardate quanto vi voglio bene. Cosa non si fa per la community. Ok, quindi durante la notte lo spirito di Katnaku viene attratto dal tessuto e possiede lo sciamano nel tentativo di scoprire il nascondiglio. Ok, sì. Katnaku vuole impossessarsi del Chilkat per completare la tessitura mm-hmm. della sua storia. Sì. E raccontare la versione definitiva del suo mito che mm-hmm. sta per essere dimenticato. Lo sciamano è infatti mm-hmm. l'ultimo depositario della tradizione cultuale di Katnaku. No, sbagliato. Eccolo. Mm-hmm. Che dici? Sì, che dite, ritorna? Tra l'altro mi sembra anche che lo spirito così facendo magari possa anche non volere la diga. Perché insomma, se il fiume avevamo detto che era il suo fiume sacro, giustamente se viene creata una diga, viene sradicata la convinzione culturale, ecco qui che lo spirito non può raccontare la sua storia perché svanirebbe per sempre, quindi ha senso che lui voglia scrivere la sua storia e fermare quello che succeda. No a quella diga blasfema, esatto, quando la finisce, esatto. E quindi la costruzione della diga cancellerebbe definitivamente la sua storia. Sì, perché secondo me se sparisce, cioè sai che c'è tutto collegato, se tu sradichi un elemento da una cultura rischi anche di sradicare tutto ciò che è connesso. Mm-hmm. Ok, ci sta. A questo punto cos'è però che collega gli avventurieri al luogo del Chilkat? Loro come fanno a trovarlo? Perché abbiamo detto che il Chilkat è l'unica cosa che può agire, è l'oggetto, a proposito dei rivali soprannaturali di Broken Compass, no? È l'oggetto che poi gli permette di fare un controrito nei confronti di Katnaku, ok? Beh,
La cosa secondo me più facile per raggiungere è che loro seguono una serie di indizi e depistaggi che poi li porta al luogo X, ok? Guarda chi c'è! Ciao, Annetta! Ciao, Annetta! Ciao! Grazie. Ci manchi. Bellissima, grazie. Buon lavoro, mi raccomando. Noi stiamo qui a fare danni. A che lavori di bello? Se puoi dirlo, ovviamente. Oh, intanto vediamo. Potrebbe aver lasciato una serie di indizi, Eugenio, che dici? Per forza, perché altrimenti è impossibile risalire lungo tutta quanta la scia che porta poi al nascondiglio. La cosa particolare magari potrebbe essere che quando loro trattano con lo sciamano, a volte è lo spirito, a volte è invece lo sciamano che parla con loro. Insomma, per rendere la cosa più complicata, potremmo fare che lo sciamano è in grado di parlare con loro solamente quando il finto sciamano è in trance. Mi sono persa su sciamano, vero sciamano, finto allora, sciamano, la quattordicesima volta avevo perso. Allora, mi concentro. A parte questa situazione, se lo sciamano entra in trance normalmente, si collega al mondo degli spiriti, ok? Cosa succede però se uno spirito va in trance? In teoria si collega col mondo degli umani. Io forse questa la farei... È una cosa, è una cosmologia in realtà molto amerinda come cosa. Per io cui stavo... se io... Vai, vai, scusami. Vai, vai, no. Vai, stavo ragionando ad alta voce. No, è fatta per cui se io, che ne so, vado in trance, ecco, nel caso amerindo, ma sono già in trance, succede esattamente questo. Mi collego in realtà al mondo reale, perché sono già fuori di me, quindi ritorno in realtà in me. Quindi si potrebbe giocare un po' su questo, secondo me, su questo, chiamiamolo equivoco, tra virgolette. Okay. Allora, io intanto, mentre vedo il delirio cosmico della chat, stavo perché ragionando una cosa. Chat? Lo sciamano ci dà una mano, cosa... dai soldi. Vabbè, qui stiamo raggiungendo il caldo, ragazzi, il caldo. No, stavo pensando una cosa che però potremmo fare. E se tutti volessero utilizzare, mi sta venendo in mente un po' alla Once Upon a Time, non so chi di voi abbia seguito la serie televisiva. Riuscire a seguire Once Upon a Time è come riuscire a seguire Lost, non è così facile. Sì, in pratica stanno tutti quanti cercando l'autore delle fiabe per poter far cambiare i finali, ok? O almeno questo fino a un certo punto della serie. No spoiler, tranquilli. Però potrebbe essere interessante, cioè se anche lo sciamano avesse sottratto il Chilkat nella speranza di poter cambiare il futuro in qualche modo, e quindi certo, ne abbia tessuto una parte, e quelle due cose che ha aggiunto hanno fatto sì, appunto, della possessione di Katnaku, che è stato attirato e ha quindi generato questo caos. Nonnaccio, facci sapere se a lei piace questo spunto, perché se l'ha visto Once Upon a Time capisce la reference. E peraltro se l'ha visto tutto vuol dire che è anche finito Once Upon a Time. Ah sì? È finito nel frattempo? È passato tanto tempo. Mi sono fermato a cosa? Come si chiama? Elsa? Si chiama Elsa, sì. Io sono andata un pelino avanti, ma ho ricordi molto vaghi. Però sì, una meccanica alla Ritorno al Futuro questa. Stavo pensando proprio una cosa del genere. Cioè potrebbe essere carino che così loro possono anche scegliere di cancellare gli ultimi eventi e quindi come se la loro avventura non fosse mai successa, ma hanno risolto il problema. Sai, con questo finale un po' sad. Sì. Che dite, caspita, vi piace? Guarda, secondo me è una di quelle sessioni, cioè una di quelle shot o comunque gruppi di sessioni che se tu la giochi con vari gruppi diversi, più volte finirà in maniera sempre diversa. Sì. Vabbè, noi lo diciamo sempre a lezione in Academy, no? Che le shot in realtà dovrebbero avere tecnicamente più di un finale, in base alle diverse situazioni e alle varie scelte dei giocatori. Il finale non è mai uno solo. Io sono della filosofia che ogni gruppo di giocatori ha il suo finale. Che alla fine sai che c'è? Noi sì, masteriamo, però in realtà poi diamo in mano qualcosa agli altri. Gli altri ovviamente dialogano sullo stesso livello e la trasformano. Quindi io almeno la vedo così. Un finale col crollo della diga, sì, perché no? Certo, ci può essere, assolutamente. Quindi lo sciamano decide di tessere un nuovo pezzo del Chilkat
per modificare la storia, e questo attira lo spirito e lo possiede. Punto. E ci stia. Quindi Capnagu vuole impossessarsi del Chilkat per completare la tessitura della sua storia e raccontare la versione definitiva del suo mito, che sta per essere dimenticato. Lo sciamano è infatti l'ultimo depositario della tradizione cultuale di Capnagu. Punto. Sì. In che senso, stavo leggendo Red Food, il concetto di finale dello scrittore e del master mi sa che non è lo stesso, per quanto sia d'accordo con Eugenio. Sì, cos'hai detto? Sì. Mi sono persa. Vuol dire che non mi ascolti quando parlo. Se scrivo e penso alla trama nel frattempo è riceverai un frisbino lì del fenicottero proprio qui. No, scherzo. È che dicevo prima, quando parlavamo prima dei finali, no, che dicevo che secondo me ogni gruppo di gioco dovrebbe avere il suo finale un po' personalizzato. Stavo dicendo che il master comunque crea, gestisce, fa, ma il gruppo che dall'altra parte riceve ovviamente plasma e rimanda al master, quindi si fanno un rimpallino a vicenda quando giocano di influenze, stimoli, eccetera eccetera. Ok, allora ho capito quello che diceva Red Fudo e come dire, sono d'accordo con quello che dice lui. Ovviamente il concetto per chi scrive l'avventura non può essere come chi la scrive per se stesso. No, certo. Cioè se io mastero a uno o più gruppi di gioco, posso permettermi di plasmare un canovaccio e quindi ascoltare maggiormente i feedback dei giocatori e come dire, fare ogni volta l'equivalente di una storia diversa. No, cioè, anche perché lo scrittore non può avere contezza di tutta quanta la diversità di persone, esatto, che giocheranno la sua storia. Lui è ovvio che è obbligato a scegliere dei finali. Noi facciamo una struttura. In pratica noi facciamo una struttura coerente, che si tiene da sé e che racconta la storia dall'inizio alla fine con le sue possibili varianti e variabili, nel senso che non è detto che la storia abbia un unico modo di essere giocata. Questo è il motivo per cui parlavamo di finali diversi. Ciò non toglie che poi, quando il master la porterà al tavolo, ovviamente declinerà questa trama con il gruppo che ha davanti, quindi potrà rigiocare 100 volte la stessa storia e non averla mai una volta uguale all'altra, pur avendo la stessa struttura. Quindi comunque ci sarà il feedback con il gruppo e il gioco insieme, d'accordo? Però ovviamente lo scrittore deve necessariamente mettere nero su bianco un qualcosa di definitivo, di stabile, soprattutto immaginando cosa potrebbero fare i giocatori, ma senza avere la contezza di cosa poi un qualunque gruppo potrà fare. Non ha questo tipo di fluidità. Esatto, Mirko. La scrittura di un romanzo è individuale. Sono io che decido cosa succede fino alla fine. Nel gioco no. Perché è una storia condivisa, quindi io posso darti la struttura e cercare di prevedere quali saranno le scelte, ovviamente a braccio, in base anche ai feedback che io do nella struttura, ma poi non... come dire, loro non seguiranno pedissequamente quello che è stato pensato. Magari il master dovrà improvvisare una scena che non è scritta o dovrà spostare delle informazioni. Certo, sì. Esatto, insomma, come dice Nonnaccio, non penseresti mai che a un personaggio inizialmente scettico venga in mente di dare fuoco a delle case e far esplodere esplosivi a caso? Vero, zio Gabrio? Ogni referenza a Sharif è puramente casuale. Non avevo dubbi, guarda. Lo so, Red Fudo, che sei reduce dalle mie lezioni in Academy e quindi sei ancora provato, mi dispiace. Ah, vedi che c'è ancora Annetta in chat? Salutiamo anche te, Annetta. È stata evocata da questo episodio. Quando si parla di Sharif ed esplosivi appare Annetta. Quanto ve la siete vista brutta, ragazzi. Ecco, a proposito di trame adattate, quello è il classico caso di un evento totalmente inaspettato che nella storia scritta non c'era neanche lontanamente e che ha fatto prendere una piega particolarmente diversa a tutti gli eventi che erano stati pensati, perché tutto mi figuravo fuorché far uscire di scena così immediatamente e soprattutto senza possibilità a quel punto di essere salvato il nostro Budge.
E ovviamente non farò spoiler perché magari qualcuno di voi non si è visto la campagna All'ombra della piramide che abbiamo giocato con Annetta e ospiti dal canale di Ventifacce, quindi in caso ve la potete andare a recuperare. Buoni pure con gli spoiler in chat, ragazzi. Ok, allora a questo punto che vogliamo fare, Eugenio? Allora, dunque, mi pare che bene o male il grosso l'abbiamo delineato, no? Sì, vogliamo entrare a questo punto nel dettaglio, iniziare a vedere un po' le scene? Abbiamo anche il nostro gancio narrativo? Sì, magari iniziamo a vedere qualche scena finché non finisce il tempo della live. Così almeno vediamo pure magari per Broken Compass come si struttura un po' la divisione in scena, visto prima parlavi di notte e giorno, c'ha una sua divisione, mi sa, interna. Allora, io aprirei... Oh, dai, facciamo una chicca. Diamogli anche il font giusto. Il nostro Courier New che fa questo bellissimo effetto macchina da scrivere. Allora. Nota. Nota. Ok. E apriamo con il classico messaggio. Ok. Messaggio intendi quindi il messaggio del del governo ai giocatori? Sì, è il classico prop narrativo grafico che può anche essere consegnato. Anziché avere il PNG che parla, tu hai la lettera che viene letta o data ai giocatori e che spiega che cosa stanno andando a fare. Certo, certo. Quindi anziché con una scena lo apriamo con una nota. L'incipit narrante. Esatto. Quindi, carissimo, grazie per aver accettato l'incarico di recarti in British Columbia. Arrivato. Mi pare abbia 3 aeroporti Alert Bay, non so di che epoca sia, però. Arrivato nei pressi di... Mi cogli impreparato su questa cosa. Alert Bay, ti incontrerai con... Guarda, Clan La Fenice fa un suggerimento, effettivamente. Forse al posto di carissimo egregio. Carissimo effettivamente è un po' colloquiale, a meno che questo... In realtà me l'ero immaginato apposta, cioè il classico direttore o funzionario che conosce questo gruppo di avventurieri o anche i singoli avventurieri, ha messo insieme una task force e quindi li contatta. A questo punto mettiamola pure plurale, così. Egregi, grazie per aver accettato egregio l'incarico. Amico. Suggerisce che non la Fenice, così tagliamo la testa al toro. Sapete che mi sembra la scena di Totò, punto, punto e virgola, tre punti, meglio abbondare. Finisce sempre così quando scriviamo insieme. Mm-hmm. Allora, vedi Mirko, grazie, grazie a zio Gabrio che hai scoperto Giano, grandissimo. Oh, Quest, sì, la presidente, ma veramente siete voi di Geonografica che avete tutti i font belli. Qui noi facciamo le cose pure, no? Uno scrittore, anzi che non prendo carta e penna. Ah no, che dici, sì, noi siamo a livello di Calibri Corpo 12. Allora, spettabili, meglio abbondare. Allora, egregi, grazie per aver accettato l'incarico di recarvi in British Columbia. Arrivati nei pressi di Aller Bay... troverete il nostro referente locale, il signor... Abbiamo detto che questo referente locale era un autoctono che collabora con i canadesi o è un canadese? No, io farei un locale. Ok. Cioè, voglio dire, non è che tutto il villaggio in blocco è contrario, magari c'è anche della gente che... è a favore, magari vuole lasciare il villaggio, cioè, sai, i classici casi ibridi intermedi, certo. No? Quindi magari certo, questa è una persona che è cresciuta lì, poi magari è andata in città e adesso sta tornando e sta facendo da mediatore. Certo, magari potrebbe aver assunto un nome americano. Ma sì, in realtà... Kamamuri cosa c'entra, Clan La Fenice? Un oriundo indiano, questo mi sembra Sharif 2. Cioè, un oriundo indiano, va bene. E questo è subito crossover con la nostra shot di Open Glory, perché noi abbiamo anche i misteri della giungla nera per Open Glory. Allora,
Allora, il signor X. Vabbè, mentre andavo a scrivere, ragazzi e ragazze, sbizzarritevi in chat per trovare il nome del nostro intermediario. Ok. Potrebbe anche essere una Mister donna. Mister X, ed è subito Sex and the City. Sì, penso di sì, Laura. Fino non è che deve essere per forza così storico, per forza rigido. Potrebbe anche essere una donna. Wait, what? Non credo di aver ben capito l'ultima parte. Beh, scusa, no, questo te lo chiedo un attimo da ignorante. Broken Compass, comunque, anche in Golden Age puoi giocare dei personaggi femminili, no? Sì, i personaggi. Quindi però ci sono una guida, delle piccole concessioni. No, ma nel gioco sì, però ragazzi stiamo facendo un incontro di ti racconto una storia ed è poco... Oddio. In realtà no, forse Caramella ha ragione, perché storicamente in quella zona la maggior parte delle guide sono donne, anche e soprattutto con i nativi americani. Vi ricordate il caso che è diventato famoso? No, ok, sto affermando troppo. Però il caso che viene spesso ricordato per via di Una notte al museo, Sacagawea. Che sì. è ispirato a una donna realmente esistita che ha accompagnato gli esploratori, certo. Anche la famosa Pocahontas, cioè ce ne sono di casi. Il fatto che le donne, alcune donne non siano passate alla storia non vuol dire che le donne non abbiano partecipato alla storia, sono due cose ben diverse, quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa, quindi potrebbe essere anche così. Allora, noi diciamo sempre una cosa al corso avanzato di Adventure Writing, ed è: a noi l'importante è che ci sia un caso, se vogliamo fare qualcosa di storicamente accurato. Se noi abbiamo anche solo un caso particolare, un'eccezione, ci basta per farlo diventare la regola, perché la morale è: noi una ne conosciamo, ma che fossero due, cinque, eccetera, e le altre magari non ne abbiamo saputo nulla, boh, è possibile. Quindi se ce n'è stata una, possono tranquillamente essercene state due e noi la possiamo inserire nel nostro gioco in tutta tranquillità, prendendo ovviamente come modello la persona di cui abbiamo le notizie. Quindi sì, Caramella, volendo possiamo mettere una donna. Beh, Marie Curie, insomma, con Marie Curie caliamo un asso pesante, eh? Sì, ma è ovviamente in un altro contesto. Qua il mio timore iniziale era qualcuno che facesse da, tra virgolette, mediatore in un contesto simile. Per quello ho citato Sacagawea e gli altri personaggi, che sono effettivamente questo stesso identico caso. Quindi, ci sta. Identico no, però insomma un caso simile che volendo ci sta. Ok, quindi... Partiamo a questo punto con la scena? Io troverei prima il nome della signora a questo punto. Beh, mi spiacerebbe andare in vacanza e tornare tra un mese e la signora si chiama ancora la signora X, insomma. Intanto io scrivo... Ovviamente, beh, Cast suggerisce Mary Poppins, però insomma mi sembra... Cast, i tuoi suggerimenti sono sempre meravigliosi. Mi sembra inserire un pochino... sarcasmo qui. Mi sembra un pochino così. Allora, tanto qui stiamo prendendo un po' il modello. Devo provare a leggere quello che ha scritto Nonnaccio, eh? Però Nonnaccio, ti invitiamo nella prossima live, vogliamo che li pronunci questi nomi, è già la seconda volta Angus che ti... Nasomatka, una cosa del genere. Quello di Clan La Fenice mi sembra molto più... più facile invece. Però attenzione che Nonnaccio ha googlato, eh. Ok. Ah, scusa, Kest, credevo che stessi succedendo i nomi, perdonami. Oh. Tra l'altro si trovano delle immagini bellissime. Ok. E guarda, Kazamadosh, stiamo parlando del 1921, vero Laura? 1921, esatto. Siamo in Broken Compass Golden Age, quindi anni 20-40, noi stiamo prendendo l'anno storico in cui il governo canadese è intervenuto su alcune tradizioni locali. Oh, mi piace Caramella. Ayasha. Variante Cheyenne Ayasha. Significa piccolo.
Ok. Sì, sì, sì. Magari una donna di bassa statura. Ok. Ci piace. Allora, la nostra situazione 1. Allora, come la vogliamo aprire questa scena? Allora, dunque, quindi abbiamo detto, vogliamo iniziare con loro che arrivano al villaggio, la primissima scena? Sì, io farei un incontro molto breve, magari su una Jeep. No, che stiamo dicendo? 1920? No, ragazzi, io scusatemi, sono abituata a scrivere per 1999. Massimo sugli asini, che sono ottimi animali, docili e che salgono pure in montagna gli asinelli. Io col fatto che sono settata sul 99... Ok, allora diciamo che stanno arrivando al villaggio, lei li aggiorna brevemente e c'è l'arrivo, ok? Sì. Esatto. Magari è mattina? Dipende, sai che c'è? Dipende come vogliamo farli iniziare, se vogliamo farli iniziare in maniera soft, quindi vengono calati nel contesto, eccetera, eccetera, oppure se appena arrivano, bam, c'è un potlatch, subito. Arrivano e si sono di fronte a un bel potlatch. Immagino questo bel falò, quindi al tramonto. Oh, ciao Michele, ben arrivato. Michele dice sì. Appena arrivato dice ciao, sì. Ciao Michele. Quindi, ok, ho la sua approvazione. Anche un bel tramonto de mosare, caspita. Lo sai che ci stavo pensando con loro che arrivano, che è l'imbrunire, però la cosa che ho pensato è che così loro sono subito bloccati. Cioè, se glielo fai cominciare subito di sera... fondamentalmente un giro di azioni e poi ok, è notte, dormite ed è il giorno dopo. Dipende se durante la sera deve succedere qualcosa, in quel caso non è detto che vadano a dormire. Facciamo l'apparizione di... facciamo l'apparizione per il tram ci servono i binari però, Kazamatos. Sì, in questo caso stiamo parlando, ecco, di un contesto assolutamente naturale, quindi abbastanza sperduto e fuori mano rispetto alla civiltà. Ti piace Michele, Eugenio ha sempre ragione. Bravo. Che ribelle sei, Michele? Infatti, Michele non fa parte, secondo me, dei ribelli del presidente. Come no? Michele, riconosci, identificati, sei tu un ribelle? All'altro vedo Michele, ha fan in chat, Michele. Michele ha fan in chat, perché? Sì, Red Food lo ringrazia per la giocata di ieri sera. Traditori, avete giocato la mia shot di The Asylum, ma quali sì, ne avete giocato sulle tracce di Cthulhu? Questi i soci che si ribellano giocando per finta cose che non esistono. Oh, tra l'altro, quando la finisce, un'idea ce la dà. Potrebbe essere che durante la notte faccia un sogno profetico, sì. Allora, facciamo così, esterno... facciamo notte. Ok. A questo punto levo il grassetto. Facciamo degli onesti cavalli per ora? Non è che abbiamo evidenziato da ricontrollare? Io ho rimesso gli asini. Ma dai, gli asini. Guarda che l'asino è uno degli animali migliori per arrivare in un luogo imperfetto. Asino animale migliore. Asino animale migliore, esatto. Allora. Tra l'altro, mentre tu scrivi, se vi piacciono i tramonti e vi piace scrivere, vi consiglio di dare una letta a Tristi Tropici di Lévi-Strauss. Che c'è una delle descrizioni di tramonto più belle che io abbia mai letto. È lunga, perché è veramente lunga. È lui che descrive dal battello su cui sta viaggiando per arrivare in America del Sud un tramonto che lui vede. Penso che sia una pagina e mezzo di descrizione dell'evoluzione di tutto il tramonto, da quando inizia fino a che finisce. Però se vi capita di leggerlo è veramente bello, può dare anche dei belli spunti. Red Food dice gli asinali, benissimo, gli asini sono gli animali più nobili, altrimenti dei bei buoi muschiati. Beh, anche il bue, insomma, è un bel animale. Ok, tu intanto, Laura, che cosa hai scritto? Attimo, Sì.
Te lo chiedo perché stando io dal portatile riuscire a leggere lo schermo non è sempre facilissimo. Allora, mentre i cavalli trottano dolcemente in direzione del villaggio di Alert Bay, la vostra guida inizia ad accennarvi alle problematiche che, nelle ultime settimane, si sono susseguite. Pare che la popolazione locale non sia favorevole ai cambiamenti introdotti e molti hanno cercato di fuggire o rifugiarsi nella foresta, nel tentativo di effettuare in segreto i rituali previsti alla tradizione. Punto. E fin qui ci siamo. Donnaccio, tra l'altro, suggeriva l'elemento del fiume per l'arrivo. O che loro magari arrivano via fiume e incontrano a questo punto Ayasha, oppure magari nel risalire verso il villaggio costeggiano il fiume della discordia. Perché alla fine effettivamente se chiamiamoli antagonisti vogliono costruire una diga, comunque ci possono essere degli elementi, qualche avvisaglia, qualche indizio che il master semina qui e lì di quello che sta succedendo senza dire apertamente che quella cosa stia realmente accadendo. Allora, facciamola subito con un bel inizio in media stress, al di là del trasporto, così chiudiamo con una prima scena fatta, con una bella problematica, che dice? Si avverte odore di fumo e stai descrivendo il falò del Potlatch? Volevo dire la foresta. Qualcuno sta bruciando la foresta? No. Sì, infatti, che cosa volevi descrivere? Scusa. Allora, deve esserci. Volevo dire che fondamentalmente c'è un potlatch incontrollato, tra virgolette. Cos'è un potlatch incontrollato? Aspetta. Le fiamme che divampano, e quindi loro devono andare a dare una mano e superare un pericolo. In modo che gli si fanno tirare un attimo i dadi. Questa era l'idea. Scusa, potresti fare una cosa molto più divertente. Allora, il potlatch è in corso con un grande falò, ma i giocatori non ne hanno idea. Loro in lontananza sentono gente che grida, fumo che si alza. Ma non è un pericolo? Potrebbe essere... No, non è un pericolo. Quello che io gli vorrei far fare è un pericolo. Cioè, devono... No, nel senso, potresti... Tu master dovresti essere abile in questo caso a descrivergli la cosa spacciandolo per un pericolo, quando in realtà ovviamente non è, arrivano sul luogo e non è un pericolo. No, il pericolo è una meccanica di tiro di dado, si chiama rischio. Una cosa di Broken Compass proprio, esatto. Non è una questione narrativa. Okay. Intendevo proprio il pericolo di Broken Compass, non un pericolo come rischio generale. Okay. Beh, e come funziona il pericolo in Broken Compass? È una sfida, è un qualsiasi caso in cui tu tiri il dado e che può avere un risvolto narrativo di qualche genere, creando opportunità o conseguenze narrative. Okay. Allora, piuttosto che questo, sai che facciamo? Qualcuno che sapeva la strada che loro avrebbero fatto e mette un ramo che cade, qualcosa che loro devono evitare. Ok. Il discorso di Ayasha si interrompe, un enorme ramo crolla sulla strada spaventando i cavalli. Ok, anche il grosso serpente di Michele non era male, eh? No, facciamo una cosina facile, ragazzi. Pericolo base, che dite? Dice andiamo soft. Eh sì. Tu lo sai che io e soft non andiamo molto d'accordo. Ma è Lynch, cioè li ammazzi nella prima scena, a fine dell'avventura. Ah, oppure ecco, come dice Kazam, Tosh, possiamo mettere insieme le due cose. Il ramo si rompe e cade anche il serpente, magari poverina era sull'albero e i cavalli si spaventano. Alla fine penso che il cavallo si spaventi più al serpente che di un ramo che casca. Dai, mi piace l'idea del serpente che casca giù dall'albero. Ok.
mettiamolo. No, purtroppo così. Michele non vanno per nave. Questi nostri simpatici avventurieri e avventuriere vanno sull'asinello per raggiungere un villaggio sperduto. Quindi la storia inizia che loro. Da notare Michele l'asinello. Sappiamo che è un asinello o un asino, non è un cavallo. Perché la provola tutti i costi il cavallo, ho detto no, metti l'asino. Ok. TPK e tutti a casa. Sì, è un'idea. Un'idea, certo, anche se in Broken Compass il TPK non è così facile, mi sa, perché essendo un gioco narrativo non è così facile il TPK. Ok, ci stiamo? Sì, sono le 7:30 precise, tra l'altro, quindi... E quindi lo lasciamo momentaneamente così, con un'ipotetica scena 2 da valutare. Ok, così okay. Abbiamo comunque creato la base. Beh, caspita, l'antefatto, la motivazione, come si dovrà svolgere tutta la storia, ce l'abbiamo. Non è sì, poi adesso è la prima volta che ci mettiamo a scriverla proprio nel dettaglio, con una suddivisione, eccetera. Tra l'altro, voi sapete bene che questa cosa è particolare persino per noi. Nel senso che, come voi ben sapete, prima di mettersi a scrivere per esteso un'avventura, sviluppiamo prima uno scheletro. Quindi, oggi abbiamo sperimentato una scena. Magari, in uno dei prossimi incontri di scrittura vero e proprio, non ci concentreremo su un dettaglio come abbiamo voluto fare quest'oggi, avete visto? Magari abbiamo anche già cercato di dargli una formattazione simil, Broken Compass, eccetera, ma... scriviamo insieme uno scheletro, quindi il dettaglio di come si devono svolgere i vari eventi per poi magari espanderli in futuro. Che dite? Tiriamo sì, fuori lo scheletro dall'armadio, sì. Precisamente. Chiamiamo Morini di Anglorious e tiriamo fuori anche lo scheletro dall'armadio, sì sì sì. Ah, tra l'altro ragazzi, avete visto che ha messo in piedi un bel contest per essere pubblicati nella prossima espansione di Anglorious? Mi raccomando, ragazzi. Allora, ci siamo. A settembre, quando ci rivediamo, da dove riprendiamo? Dagli sciamani o giriamo argomento? Così capisco se passare l'estate a subillare la chat in modo da fare stampa e censura. Allora, ragazzi, ragazze, a settembre avremo un palinsesto nuovo, assai particolare. Nel senso che sciamani e sciamanesimi ormai lo abbiamo ampiamente sviscerato, io vi dico che troverete alcune delle cose su cui abbiamo lavorato insieme presto anche disponibili, presto insomma prossimamente disponibili anche sul sito di Giano, così poi ci racconterete insomma come le state utilizzando, se avete utilizzato parte dei nostri spunti o se la storia che abbiamo scritto insieme, vediamo, ma soprattutto, come vi dicevo, un palinsesto rinnovato con delle scalette definite, con una serie di nuovi ospiti. Questo perché Ti racconto una storia è il format che noi abbiamo lanciato e sperimentato insieme in questo primo periodo, ma a settembre avremo un bel po' di novità anche come associazione, e quindi continuate a seguirci perché faremo tante attività insieme e la storia, vi posso assicurare, che tornerà molto spesso nei nostri incontri e soprattutto in una serie di eventi che stiamo pianificando. Quindi il nostro format live diventerà un po' il trampolino di lancio per poi vedere insieme in anteprima magari alcune delle cose su cui stiamo lavorando. Okay. Infatti, tra l'altro Canalla Fenice chiede se finiamo di scrivere la storia prima o poi. Come? Ancora? Volete scriverla nel dettaglio? Chat? Cioè, volete continuare con questa? Diteci. Magari facciamo infatti, un incontro... Ditecelo prima che andiamo in vacanza, così almeno andiamo in vacanza... Ci prepariamo psicologicamente. Esatto. Beh, cosa l'argomento ormai è finito. A settembre sì. Sicuro no, però magari facciamo un incontro extra. Magari sul Discord di Giano facciamo un incontro di chiusura, un po' informale. Vediamo. Potrebbe essere un'idea, eh? Ah, volete tutti andare avanti nella scrittura, ragazzi? No. Qui ci date una serie di spunti interessanti. Sarebbe divertente finirla. Finirla, dai, non mi dispiacerebbe. Questo argomento sciamani e sciamanesimi, ragazzi, vi ha triggerato tantissimo.
Va bene, allora facciamo così. Intanto il primo step è domani dalle 18 alle 19.30 con l'incontro sulle maschere Salish, che a questo punto diventa fondamentale se vogliamo finire questa avventura, perché ci sono una serie di informazioni molto interessanti che ci possono servire per la trama. E questo lo facciamo quindi all'interno dei canali dell'associazione, però. Esatto, ci saranno una serie di incontri sulla simbologia del vestire che si possono tra l'altro collegare a quello che stiamo scrivendo insieme, che abbiamo visto. Quindi va bene, va bene. Allora, bene. Noi pensavamo di salutarci, invece a quanto pare vi abbiamo promesso un incontro extra perché siamo troppo buoni. Che dire, buona estate? Buona estate a tutti e tutte, buone vacanze soprattutto, riposatevi perché è meritato, direi. No, non è vero, leggete un sacco di libri, fate un sacco di cose storiche, informatevi, divulgate. E riposatevi pure. Ma soprattutto, recapino degli ultimi appuntamenti, perché ci sono ancora una serie di incontri live tra questa e la prossima settimana. Io vi ricordo che giovedì dalle 18 alle 19.30 siamo live con Gianni in cucina per scrivere la ricetta del nostro secondo a base carne ispirata a Innismore, quindi l'Irlanda di Seven Sea. Venerdì con l'appuntamento dalle 18 alle 19.30 sempre con Gianni Atelier per andare avanti con le nostre grafiche per GDR. Mercoledì per i soci e chiunque si volesse associare, sempre dalle 18.30 alle 20, non live su Twitch ma in associazione le maschere Salish con la nostra presidente. A questo punto, Temosare, ti aspetto. e niente, quindi i nostri appuntamenti ve li abbiamo detti, non resta che dirvi, ragazzi, buona estate. A questo punto continuate a seguirci sui nostri canali per sapere quando verrà organizzato l'incontro informale, probabilmente su Discord, e pronti per la nuova programmazione di settembre, belli carichi, che ci aspetta un autunno bello intenso. Bene. Allora, buona serata a tutti e tutte, buona cena e ancora buona estate. Ciao, ciao ragazzi.